Sai cosa si intende per fatture da emettere? Se non lo sai, non ti preoccupare, perché oggi in questa pillola contabile ti spiegherò tutto quello che è necessario sapere. Ti faccio subito un esempio così ci capiamo al volo. Ipotizziamo che tu abbia una società di consulenza e che tu abbia fatto una consulenza a un cliente per il periodo che va da ottobre a dicembre di quest'anno. Ti dico anche un'altra cosa, che questa consulenza ti verrà pagata l'anno prossimo, nello specifico a gennaio. Ora, tenuto conto che tu hai una società di consulenza, quindi fai prestazioni di servizi, non sei tenuto o tenuta ad emettere subito la fattura nel momento in cui hai fatto la prestazione, ma puoi emettere un avviso di parcella o una proforma e emettere l'effettiva fattura nel momento dell'incasso, cioè a gennaio del prossimo anno. Ora, se però tu aspetti a fare tutte le registrazioni contabili l'anno prossimo, cioè nel momento in cui incasserai la tua fattura, chiaramente commetti un errore, perché va a finire che tu inserirai tutti i ricavi nel prossimo anno, quando in realtà sono di competenza di quest'anno, perché li hai fatti effettivamente quest'anno. Ebbene, come fai a inserire i tuoi ricavi quest'anno anche se avrai l'incasso il prossimo anno? Lo fai con la cosiddetta fattura da emettere, cioè cos'è? Uno stanziamento che ti permette di appunto inserire i tuoi ricavi già quest'anno e come contropartita una sorta di credito verso il cliente, denominato appunto fatture da emettere, che andrai a chiudere l'anno prossimo quando effettivamente incasserai la tua fattura. Bene, questo è il concetto di fatture da emettere, spero che ti sia tutto chiaro. In ogni caso, se hai qualche domanda, postala pure nei commenti e sarò ben lieto di darti tutte le risposte necessarie. Se pensi che questo video possa essere utile a qualche tuo amico o qualche tua amica, condividilo pure. E per il resto io ti do appuntamento alla prossima puntata delle pillole contabili dello Studio Allievi. Ciao, alla prossima!